Come sai, non riesco sempre a trovare le parole, i momenti giusti per esternare quello che veramente penso. Tante persone qui conoscono già la nostra storia, sin dal primo giorno. Ho preferito iniziare prendendo spunto da chi ha saputo cogliere una sola frase il mio pensiero. La ragione, diciamo, un po' inconscia che con costanza mi spinge a superare qualsiasi difficoltà e mi dà la forza per affrontare al meglio ogni giorno della nostra vita. Robert Heinlein scriveva: ti darò io una definizione esatta. L'amore è quella condizione in cui la felicità di un'altra persona è essenziale alla tua felicità. È proprio vero, è questo che muove i miei giorni. Il solo fatto di vederti sorridere mi fa sentire felice. Ce la fai. No, io ho una pagina e mezzo. La tua dolcezza, comprensione, presenza costante anche nei momenti più difficili, il tuo altruismo, la gioia di vivere, l'entusiasmo che metti ogni giorno nel realizzare anche i piccoli passi della vita, il nostro affiatamento e la consapevolezza che abbiamo di avere bisogno l'uno dell'altra mi ricordano che sono un uomo fortunato. È per tutti questi motivi che dopo 13 anni dal nostro primo bacio, perché passati 13 anni, oggi sono qui a guardarti come se fosse il primo giorno. Con te al mio fianco sono cresciuto tanto e oggi sono un uomo migliore. Con te al mio fianco sono un uomo felice. Ah, non è finito. Di una cosa non devi mai dubitare, ti amo e ti amerò per sempre. Parole, voci articolate che consentono facoltà di espressione. Le parole non sono mai solo parole. A volte emozionano, consolano, accarezzano, altre volte fanno soffrire. Possono essere dette o non dette, lasciate in sospeso per un tempo lunghissimo. Possono essere dirette o indirette, si possono quasi toccare e fare proprie, oppure non riconoscersi in quelle che noi stessi pronunciamo. Le parole tra di loro fanno a gara, sono proiettili che vagano nell'aria, sono infinite, ma con una collocazione ben precisa. Sono il fulcro che fa nascere un'emozione, sono i punti che determinano una persona e sono il cuore di chi l'anima dona. Ho sempre amato chi sceglie con cura quelle da non dire. Ho sempre pensato di essere brava con le parole, anche se mia madre ci direbbe che ci ho messo una vita intera prima di dirne anche solo una. Ho scelto una strada, un lavoro, che mi permettesse di ascoltarne sempre di nuove, usate in milioni di combinazioni inaspettate per trasmettere emozioni e sentimenti che a volte difficilmente ammettiamo anche solo a noi stessi. Non so perché, ma quando penso a noi i miei pensieri non hanno mai il punto, solo virgole. Una valanga di parole senza punteggiatura e immagini difficili da tradurre oggi in un discorso di qualche minuto. Le cose più importanti, infatti, sono le più difficili da dire, sono quelle di cui ci si vergogna, perché le parole le immiseriscono. A volte le parole rimpiccioliscono cose che finché sono nella nostra testa sembrano sconfinate e le riducono non più che a grandezza naturale quando vengono portate fuori. A volte le parole non bastano e allora servono le forme, le note e i colori. E tu per me sei sempre stato tutti i colori in uno solo, la tua risata melodia a cui il mio cuore fa da metronomo. Vedete, nella mai calcolata esecuzione dell'ordine ben calcolato delle cose, capita di rado che il solo invocare provochi l'apparizione della persona invocata, ed è raro che l'uomo da amare coincida con l'ore dell'amore. Per noi è stato così, troppo piccoli, troppe cose da vedere, da fare, da provare e sperimentare, senza il necessario bisogno di costruire un legame di tale portata. La persona giusta da amare, allora, forse non coincideva con l'ora dell'amore, ma per noi lo stare insieme è sempre stato, nello stesso tempo, essere liberi come nella solitudine e felici come nello stare in compagnia. Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma mai a caso. Non stavo cercando niente quando ti ho conosciuto, in realtà non era nei miei piani innamorarmi di qualcuno così presto. Ma poi le cose sono successe, ci siamo trovati e lentamente abbiamo cominciato a voler passare sempre più tempo insieme.
Era così facile, il sole era più caldo, il caffè più forte, la musica potente, e penso che sia proprio così che cominciano le relazioni migliori. Non stai cercando nulla e poi d'improvviso ti accorgi di aver trovato tutto. Il tempo infatti è relativo, un'ora può durare un mese o un battito di ciglia. Noi abbiamo fatto così tanto insieme, per così tanto, che ora conosco un solo modo di misurare il tempo, con te e senza di te. Sei stato il mio primo amore e anche il secondo, il terzo e così via, perché ogni giorno l'amore che provo per te mi mette alla prova e mi fa crescere. E se è vero che non si ama una sola volta nella vita, sarà lo stesso anche per me, ma amerò tante volte la stessa persona, perché sei l'unico nell'intero universo che anche quando è lontano da me rimane il più vicino. Ti ho amato prima di saperlo, e forse è solo così che si ama davvero. Vedi, ho pensato a tutte, tanto, a tutte le cose da dire oggi, a tutte quelle volte in cui avevo bisogno tu fossi o dicessi qualcosa che non ti appartiene, per questo ti chiedo scusa. Ti ho amato, ti amo e ti amerò sempre, perché siamo cresciuti insieme e mi hai aiutato ad essere chi sono oggi. Voglio che tu sappia che ci sarà sempre un po' di te dentro di me e ti sono grata per questo. Chiunque tu voglia diventare, in qualunque parte del mondo tu voglia andare, sappi che sarò sempre con te, perché di qualunque cosa siano fatte le anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Con amore, tua moglie. Bravo. Siete Dago Davide e siete Orioli Francesca, Roberta Maria, qui comparsi per la celebrazione del vostro matrimonio? Sì. Dichiara il signor Dago Davide di voler prendere in moglie la signora Orioli Francesca, Roberta Maria, qui presente? Sì. Dichiara la signora Orioli Francesca, Roberta Maria, di voler prendere in marito il signor Dago Davide, qui presente? I testimoni hanno sentito? Anche gli invitati? Io, Domaneschi Barbara, ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia, dichiaro quindi, in nome della legge, che il signor Dago Davide e la signora Orioli Francesca, Roberta Maria, sono uniti in matrimonio.